Aurora Bottiglieri, Presidente della Commissione Sanità, diciamo che ha evidenziato il fatto che i medici vengono pagati poco per il pronto soccorso di San Benedetto e la morgue, quali sono i problemi annessi, visto che lei è il suo ruolo. Allora, il discorso è abbastanza complicato. Per non chiudere il pronto soccorso di San Benedetto, visto che dalla impianto organica ci devono essere 18 medici, invece ne abbiamo 10, come personale medico io parlo, che succede? Che hanno avuto bisogno di rivolgersi alle cooperative, l'area Vasta 5 è una cooperativa, di medici. Che aiutano il pronto soccorso, l'aiutano in questo senso che loro fanno i codici minori, i bianchi, gli azzurri e i verdi, e i rossi e gli arancioni, che sono anche codici di maggior responsabilità, e sono giustamente a carico dei medici che fanno parte da sempre del pronto soccorso, quindi gli cosiddetti strutturati. La discrepanza di questa cosa, che viene proprio a parte la responsabilità, è il fatto che il medico di cooperativa prende circa 1.300 euro a notte, che corrisponde probabilmente a un terzo dello stipendio mensile di un medico che di notte ne fa molte di più e comunque è sempre al pronto soccorso. Per cui noi chiedevamo che ci fosse un aiuto finanziario per far rimanere i medici al pronto soccorso, per gratificarli, perché è anche giusto che vedere un collega che lavora in maniera diversa, lavora con minore responsabilità perché ha meno codici importanti e si trova ad avere uno stipendio che, diciamo, in confronto alle 1.300 euro è quasi ridicolo. Ecco, i medici di Ascoli quanto prendono rispetto a No, gli un'informazione? stipendi sono uguali, non c'è Sì. differenza perché quelli sono contratti nazionali, sono fatti dai sindacati, quindi non c'è differenza tra Ascoli e San Benedetto. Diciamo che però il carico di lavoro a San Benedetto è sempre stato maggiore, basta guardare i dati giornalieri, cioè gli accessi al pronto soccorso di San Benedetto che copre un'area di tutta la costa e naturalmente è maggiore il numero di accessi e poi d'estate questo numero esplode perché comunque la popolazione turistica, quest'anno non c'è stata neanche una guardia medica estiva turistica, quindi si sono dovuti rivolgere, i turisti si sono rivolti tutti al pronto soccorso. Allora, intanto che aspettiamo l'ospedale nuovo, che sembra che sia stata individuata l'area di Ragnola perché l'area di San Giovanni è, Non era diciamo, idonea, non è diciamo. idonea per motivi idrogeologici e quindi ha bisogno di più fondi aspettando, cosa sarebbe auspicabile Allora, per il pronto questa è soccorso e la morgue di San Benedetto? anche questa è una bella domanda, perché noi siamo molto preoccupati per l'assistenza odierna dei cittadini, perché è chiaro che questo è un progetto, quello dell'ospedale nuovo, del nuovo contenitore, diciamo, dove verrà trasferito tutto quello che c'è nell'ospedale vecchio. Non è che arriverà domani o dopodomani. Nel frattempo, che cosa succede a San Benedetto? Mi piacerebbe saperlo. E nel frattempo, noi sappiamo che San Benedetto avrà 220 posti, o dai 220 ai 250 posti letto. Io non voglio fare la lotta con Ascoli. Ascoli comunque ne ha 350. Ultimamente tutti i finanziamenti stanno andando verso Ascoli, è innegabile. Qualcosa a San Benedetto si ricava, ma ben poco. Sembra che l'ospedale di primo livello stia diventando Ascoli Piceno. Quindi quello di San Benedetto di base, anche perché i DRG famosi a San Benedetto sono molto bassi, nel senso che non si fanno più interventi di alta chirurgia, per esempio, si fa un'ottima assistenza grazie agli operatori sanitari che comunque danno il massimo, però sono anche molto sacrificati in questa struttura che ormai è vetusta ed è, diciamo, difficile anche dal punto di vista proprio di far stare lì le persone. Noi abbiamo dei reparti in cui uomini e donne stanno insieme, dei reparti, se andate al pronto soccorso vedete le barelle sistemate su corridoi, insomma la situazione è questa. Quindi io credo che comunque un intervento
non dico strutturale, non, ma di aiuto economico all'ospedale San Benedetto sia doveroso, perché non è per l'ospedale, è per i cittadini del distretto dell'ex ambito 21 di San Benedetto. Va bene, grazie. Prego, buona giornata.